Stefano, perché non vedo. Live streaming is on. Ecco, live streaming is on. Bene, Caterina, riesci ad attivare il telefono, il microfono? Sì, signori. Allora, va bene, allora intanto cominciamo, ecco, YouTube ha dice, beh, è partito, è arrivato tutto. Buonasera a tutti quanti, siamo qui in questa prima riunione o seconda riunione con webinar per cercare di spiegare un po' cosa abbiamo come programma per la Casagic. Forse l'orario è sbagliato, non lo so, ma non siamo in tanti, anche se qualcuno mi ha comunicato via WhatsApp che sta lavorando, non può intervenire, c'è dei problemi. Comunque anche continueremo un po' una prova per i prossimi webinar che faremo e che cercheremo anche di diffondere un pochino meglio. Io ho sempre un ritorno di microfono, ma non vedo nessuno. Forse Sabina, tu, Maria, sì, Sabina, scusa, Maria Sabina, puoi spegnere il microfono, grazie, perché c'è un ritorno. Ecco, perfetto, adesso cerca ancora, anche se tu hai spento il microfono, perfetto, uguale. Allora, abbiamo qui soprattutto Costantino Muscau, che vedete, che è il fiduciario di Milano. Io ringrazio Costantino sia per essere qui, sia per essersi candidato. Costantino non voleva, è stato strattonato per i capelli che non ha, però gliel'abbiamo fatti crescere e l'abbiamo tirato dentro. E poi abbiamo anche consiglieri d'amministrazione, abbiamo Carlo Gariboldi, e avrebbe dovuto partecipare, probabilmente entrerà, la Paola D'Amico, che anche lei in consiglio d'amministrazione, mentre Chiara Roverotto, che è in consiglio d'amministrazione ma è di Veneta, di Vicenza, mi ha mandato un messaggio prima che purtroppo ha dovuto sostituire un collega a una presentazione di un libro, e quindi ci ha bucato. Se riesce si connette, se finisce in fretta si connette in fretta. Ecco, prima di Caterina Vezzani, sono contento che tu ci sia. Prima però di darti la parola di nuovo, vorrei fare un'introduzione a Costantino e a Carlo, esattamente un po' di quello che è successo. Costantino in particolare oggi, Costantino è fiduciario della Lombarda, ha partecipato a una riunione di fiduciari nazionali che è stata surreale, mi pare di aver capito da un minimo di racconto che ci ha fatto prima. Costantino, vuoi spiegarci un po'? Sì, ve lo dirò in poche parole. Cioè, ho scoperto, io non lo sapevo, nella riunione dei fiduciari, l'ultima di questa consiliatura che abbiamo tenuto a distanza, ovviamente, di tutti i fiduciari nazionali, è emerso su domanda di una collega della Lucania, che fa parte della maggioranza comunque, come mai per il 2021 non fossero stati confermati i 50 euro che nel 2020 venivano dati a chi malauguratamente fosse finito in ospedale colpito dal virus. La sorpresa è stata generale, perché all'interno della stessa maggioranza c'è stato un po' di disorientamento, tant'è vero che si è cercato di rimediare con delle proposte estemporanee tipo invitiamo con un documento il futuro consiglio di amministrazione a riparare l'errore, quindi ci hanno riconosciuto che ci fosse un errore tanto più grave, in quanto questa è una notizia ufficiale, perché il 31 maggio ci sarà l'ultima assemblea dove verrà sottoposta all'approvazione il bilancio del 2020, che chiude con un attivo di oltre 8 milioni di euro, no? La cosa ancora più sorprendente è che questo mancato rinnovo dell'erogazione, che è stato comunque molto utile, non era stata comunicata a nessuno, nel senso che tutti sono cascati dalle nuvole, per cui non si sa chi l'abbia presa, quando l'abbia presa e perché. Soprattutto uno dei vicepresidenti, Gianfranco Summo, si è, scusate se anticipo un commento rispetto al fatto, arrampicato sugli specchi per cercare di spiegare come mai non ci fosse il rinnovo di questo aiuto. In realtà lui ha ricostruito come si fosse arrivati a dare i 40 euro prima, 60 euro dopo, per l'acquisto dei dispositivi antivirus. Ma non ha detto assolutamente perché
sia stato cancellato questo contributo, questa indennità giornaliera di 50 euro, fino a un massimo, come sapete, di 30 giorni per chi fosse ricoverato in ospedale. La cosa assurda è che fino al 31 dicembre 2020, se non ricordo male, avevano fatto richiesta di questa indennità appena 84 persone, per quindi una cifra di circa 112.000 euro. Ora, di fronte a un attivo di quasi 9 milioni di euro, voi capite che rinnovarlo per il 2021 sarebbe stato il minimo, sia perché il virus, ahimè, o ai noi, no, si è esaurito, sia perché comunque le previsioni di spesa sarebbero state ridicole. Questo è, come esordio, purtroppo non ho notizie migliori, ma ahimè dobbiamo partire con la notizia che però è negativa. Una domanda, ma perché si comportano così, scusate? Posso sì. dire io quello che sono? Allora, mi presento, qualcuno forse non mi conosce, sono Carlo Gariboldi e faccio parte del Consiglio di Amministrazione. Allora, io devo dire che, perché oggi Costantino mi ha telefonato informandomi di quanto accaduto, quello che ha riferito adesso, e io sinceramente non ricordavo bene la vicenda. Poi sono andato a rivedere l'archivio e ho ricostruito che nel novembre dello scorso anno il Consiglio di Amministrazione aveva all'ordine del giorno la proroga delle disposizioni, delle decisioni che erano state prese nell'aprile precedente sul Covid, che erano i 40 euro di rimborsi per le tamponi, mascherine, cioè qualsiasi tipo di dispositivo o di richiesta. E ci siamo concentrati sull'aspetto A, economico, B, sull'aspetto economico, perché appunto si diceva, beh, insomma, l'utilizzo era stato anche nel novembre scorso comunque non molto importante, perché credo che si parli di qualche 200-250 mila euro di spesa complessiva, che nel bilancio di 80 milioni di Casagit è poca cosa, ovviamente. E su proposta di Luciano Azzolini, il nostro amico, diciamo così, è stato aumentato da 40 a 60 euro annui la somma a disposizione. Io lo dico sinceramente e ne parlerò, perché domani c'è un consiglio di amministrazione. Io non avevo letto proprio nei dettagli la delibera e avevo capito fosse una proroga di tutti i provvedimenti, con un rabbocco dai 40 ai 60 euro per quanto riguardava appunto il rimborso di tamponi, dispositivi e cose di questo tipo. E immaginavo, sbagliando, che anche a parte sul rimborso per quanto riguarda la degenza fosse prevista. Allora, quello che ha scoperto la fiduciaria della Basilicata è una cosa interessante, cioè di un errore che complessivamente tutti insieme abbiamo fatto. Chi in buona fede, io e Paola, che ci siamo, Paola D'Amico, che ci siamo sentiti oggi, chi forse non in buona fede, perché la cosa più semplice da fare era quella di dire, cosa che noi domani proporremo in consiglio di amministrazione, visto che ci si è accorti di questa dimenticanza, chiamiamola così, approviamola anche per il 2021. E questa, Costantino, se sei d'accordo, è la proposta che faremo domani mattina, anzi domani pomeriggio, quando si riunisce il consiglio di amministrazione. Perché si è potuto accadere, io ho fatto fatica a ricostruirlo. Devo dire che i consigli di amministrazione, che sono spesso molto animati in Casagit da qualche anno a questa parte, fatti online a volte hanno qualche problema, però questo non per giustificare nulla, ma semplicemente però per dire che, verificato che c'è stato dimenticato un pezzo nella delibera, secondo me la cosa più semplice da fare, più che rimandare a un futuro consiglio di amministrazione che si riunirà, se tutto va bene, nel mese di luglio, e immagino che all'inizio dovrà fare magari qualche altra cosa legata all'insediamento, quindi per non rinviare le calende greche, semplicemente domani, ne ho parlato prima con Paola,
con Paola D'Amico, la nostra proposta nelle varie ed eventuali di chiedere di prevedere anche per il 2021 quanto era previsto per il 2020, nel 2020 per chi pochissimi, purtroppo per fortuna, purtroppo e per fortuna, sono stati ricoverati a causa del Covid. Se Costantino sei d'accordo, potrebbe essere la nostra proposta domani. Personalmente sono d'accordo, ovviamente, perché l'importante, al di là delle polemiche facili, perché veramente è stato un autogol incredibile, l'importante è andare incontro alla salute dei colleghi. Tanto più che complessivamente tra i circa, mi pare, mi ero segnato 12.155 colleghi o soci che hanno chiesto le 40 o 60 euro, no, il tutto è stato speso, mi pare, non sono stati spesi circa 400.000 euro, non di più, per assistenza Covid. Secondo me pochissimi, perché si poteva fare di più e meglio, però se si riesce a reintegrare, a reinserire i 50 euro per chi dovesse star male cioè quest'anno, nel 2021, quindi dal 1 gennaio, quindi con effetto retroattivo, va benissimo. Io allargherei addirittura l'intervento, perché l'assurdo nel 2020 è stato che solamente chi andava in un ospedale pubblico veniva rimborsato. Chi malauguratamente, in questo caso, finisse, forse finito, in una struttura privata, non beccava niente. O peggio ancora, chi, non essendosi ricoverato perché non aveva potuto, perché non lo avevano ricoverato, si faceva la quarantena in casa per 15 giorni, non prendeva assolutamente niente. E infatti a questo proposito ci fu una polemica sollevata dalla collega del Veneto, perché sottolineò come un collega veneto non era stato reintegrato delle sue spese perché non era finito in ospedale, ma aveva rischiato di morire in casa. No, hai ragione Costantino, in Veneto, dove ricordo nella primavera del 2020 ci sono state le situazioni più critiche, in particolare i primi colleghi che si sono ammalati a Verona, erano, mi sembra di ricordare, dei colleghi, perché ci furono diversi casi, e il Corriere di Verona, avevano posto questo problema. Data la scelta della loro regione, quella di ricoverare meno persone possibili, a differenza della regione Lombardia, ad esempio, quindi una scelta di politica sanitaria, venivano penalizzati dalla Casagit. E devo dire che in Consiglio di Amministrazione noi ci siamo permessi di dire che secondo noi avevano ragione, cioè perché non possono, visto che il sistema regionale, il sistema sanitario è su base regionale, essere penalizzati alcune regioni che fanno determinate scelte, peraltro di politica sanitaria più avvedute, quelle, lo ricordate bene tutti, del Veneto rispetto ad altre, qui siamo in Lombardia, rispetto a quelle della Lombardia. Però il problema della disparità di trattamento esiste, e quindi, insomma, se potessimo cercare di fare qualche cosa domani, e magari sotto, per il fatto che siamo sotto elezioni, magari capiscono anche gli altri colleghi, potrebbe essere, insomma, potremmo tentare di rimediare. Bene, bene. Ripeto sempre che Caterina Avezzani voleva intervenire, ma io Vittorio, se riesci a... però non c'è più, mi pare. Non c'è più. Sì, stiamo cercando di farcela, ma è complessa. Che cosa di farcela? Di aprire, collegarla, esatto. Ma adesso non c'è più, vedo. Ma forse dovremmo inquadrare Costantino, se vuoi magari anche inquadrare un po' per quelli che ci sentono, che forse non sanno neanche tutto il lavoro che stai facendo per... o quello che abbiamo fatto anche in casa Agite, cosa vogliamo fare? Perché, no. No, ecco, Sabina, secondo me ha ragione. Costantino, se permetti, questa sera ti tocchiamo. Sì, io, ecco. No, nel senso che chi ci stia seguendo, è importante quello che abbiamo detto, cioè un ennesimo autogol da parte della cosiddetta maggioranza, che nonostante noi abbiamo messo in sicurezza da Casagit e ci sia un buon patrimonio, non abbia pensato di fare questa cosa, e che porti dietro l'ennesima che sia un altro esempio di una lentezza
che c'è stata in tutti, che io ho notato in tutti questi 4 anni di, come delegata, è un altro esempio. Però forse chi ci segue non conosce bene quello che tu hai fatto e hai visto anche in questi 4 anni, no Carlo? Magari anche raccontare come abbiamo trasformato e cosa vogliamo fare, direi. Certo, però, come dire, se Costantino volesse raccontarci brevemente, in qualità di 8 anni che fa lo sportello, ecco, quasi quotidianamente a Milano, e quindi ha il polso di cosa chiedono i colleghi a Casagit, quali sono, rispetto alle persone, le centinaia di persone che lui incontra, quali sono le richieste e quali sono i giudizi su Casagit, cosa va bene, cosa andrebbe corretto, sarebbe secondo me molto interessante, lo dico veramente per tutti, perché lui, credo che in Italia ci sono 2 persone che hanno tantissimi rapporti con i colleghi, uno è Costantino Muscao, che è fiduciario di Milano, l'altro è il collega fiduciario di Roma, perché sono le 2 consulte dove ci sono iscritti. Esatto. A Roma non mi ricordo, ma a Milano sono più di 6.000, ci sono più di 6.000 persone, e quindi il bacino col quale interagisce Costantino è molto interessante. Infatti. Ma insomma, fare riassumere, come si dice, le sommarie di tutto è un casino. Io posso dirvi alcuni esempi concreti. Giorni fa una mamma ha chiesto, ha avuto la prescrizione dal medico per il bambino di fare entro 10 giorni un ecocardiocolor Doppler, un elettrocardiogramma e un Holter per 24 ore, no? Allora, avrebbe dovuto farlo entro 10 giorni col Servizio Sanitario Nazionale. Voi capite che come minimo ci vogliono 6 mesi, no? Ebbene, in 2 o 3 giorni la Casagit glielo ha fatto tenere. Non sarebbe giusto, perché in realtà è compito del Servizio Sanitario Nazionale assistere quelli che pagano le tasse. E quindi la Casagit dovrebbe essere integrativa. In questo caso è stata sostitutiva. L'altro giorno, insomma, lo dico perché non, chiaramente c'è la privacy, un collega è stato ricoverato, è uscito dall'ospedale e mi ha telefonato terrorizzato perché gli è arrivata la fattura di 8.000 euro. Mi ha fatto 2 verifiche, 8.000 euro era il costo del suo ricovero. Lui in realtà avrebbe dovuto e dovrà pagare 1.800 euro, cioè la quota legata alla degenza quotidiana e alla... e all'IVA in questo caso. Quindi questo è un secondo esempio. Da 8.000 euro a spendere 1.800 ci sarebbe da discutere, perché ad esempio il 15% sugli esami diagnostici, che è stato introdotto alcuni anni fa, questa è la mia opinione, penalizza tutti, perché se uno va e spende 120 euro, no? In realtà spende 120 euro più 15%, perché deve pagarti la franchigia. Il rimborso è di 80 euro, come sapete, non di più. Allora, questo 15% si sarebbe potuto benissimo togliere l'anno scorso, e secondo me anche per il 2021, se solamente, ma voi sapete che questo è un mio chiodo fisso, invece di versare ogni anno 600.000 euro alla Federazione della Stampa, gliene avessimo dato solo 200.000. E gli altri 400.000 li avessimo spesi per i colleghi. Comunque, per non entrare in polemica, vi dirò che i servizi maggiormente richiesti sono ovviamente i ricoveri in ospedale, ma l'anno scorso in tutta Italia ce ne sono stati 700 in meno. Poi l'odontoiatria e poi la specialistica, no? L'odontoiatria, anche l'odontoiatria ha avuto, aspettate che vi dico anche il dato, nel 2020 ha avuto un calo del 17%, i ricoveri il 23%, e poi ci sono le lenti, gli occhiali ovviamente per i figli. E qui per onestà bisogna dire che uno degli ultimi consigli di amministrazione ha aumentato il rimborso delle lenti, era portati a circa 190 euro, chi potrei ricordare male. Questa è la situazione. Se poi volete sapere anche che tipo di
interventi, ahimè, siamo costretti a subire perché capita a tutti, no? L'ortopedia e traumatologia è la prima della lista, no? Segue poi l'oculistica, l'urologia, cardiologia e purtroppo l'oncologia. E in questi casi devo dire che la Casagit è presente, no? Poi è chiaro che ci sono dei colleghi che non sono mai soddisfatti, raramente però, almeno a Milano, sento dire vorrei scancellarmi o cancellarmi dalla Casagit, perché si rendono conto che al di là dell'età è un supporto indispensabile. C'è un punto negativo, la mancanza e la mancata collaborazione con l'ambulatorio di Milano. E qui c'è una bugia che gli amministratori nazionali hanno scritto nella loro relazione, perché parlando dell'ambulatorio di Roma mettono anche quello di Milano. C'è una piccola differenza, l'ambulatorio di Roma appartiene alla Casagit, l'ambulatorio di Milano appartiene al sindacato, Associazione Regionale dei Giornalisti. Con la direzione sanitaria c'è una buona collaborazione, ma con la presidenza dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti negli ultimi 2 o 3 anni non c'è nessuna collaborazione. Non so perché, io non sarò simpatico, ma poteva benissimo rivolgersi al vicepresidente nazionale che sta a Varese, con il quale è in maggiore sintonia, perché io vengo informato, io intendo dire come tramite per i colleghi, quando viene cambiato medico, quando viene allungato l'orario di apertura e di chiusura, insomma non c'è collaborazione. Per cui andare avanti assieme è molto difficile, perché chi ci rimette non è il fiduciario, sono i colleghi che spesso, però poi, perché quando poi devono lamentarsi, non scrivono alla direttrice del sindacato o al presidente del sindacato, ma scrivono alla Casagit. Fatemi respirare un po'. Ecco. Bisogna cacciare la direzione dal sindacato, dal sindacato, questa è la conclusione del tuo intervento. No, oppure basterebbe rispettare quello che l'accordo tra Casagit e Associazione Lombarda prevede, un articolo della convenzione prevede che la collaborazione sia obbligatoria e non avviene. Scusa, volevo chiedere. Posso? Allora, Costantino. Vai. Scusa, no, volevo chiedere una cosa a Costantino. Per quanto riguarda l'odontoiatria, come mai la parte protesica, perché gli impianti c'è un buon rimborso, ma come mai la parte protesica c'è ancora un rimborso così basso? Perché capsule in resina, la Casagit rimborsa una cifra irrisoria, il dentista te la fa pagare 200 una capsula in resina bella, no? Come mai c'è questa discrepanza ancora così marcata? Cioè, il problema è stato sollevato da qualcun altro o lo dico io per la prima volta? Non so. Allora, io purtroppo la risposta non ce l'ho. La domanda è sollevata anche da altri, ma non solo la tua domanda, ma anche un'altra. Voi sapete, chi non lo sa, lo saprà adesso, che per gli impianti la Casagit ti paga fino a 11 impianti. Sì. Ho avuto un caso recentissimamente di un collega ridotto malissimo, a cui erano rimasti 2 denti, scusate se bisogna scendere, però è giusto per capire. Allora, io ho parlato con la responsabile delle convenzioni, dei contributi, non dei contributi, dei rimborsi, e pregandola di portare nella commissione permanente questo caso, perché questo deve mettere più di 11 impianti. Allora, 11 impianti, ahimè, con il prolungamento dell'età, quindi della vita, spesso non bastano più. Chi supera gli 11 impianti deve pagarsi totalmente il nuovo impianto. Quindi i problemi sono 2 da affrontare, perché ci sarà nella prossima conciliatura, perché va bene evitare che si esageri, però anche lasciare i colleghi, scusate fra virgolette, sdentati, oppure insomma è un problema molto serio. Non è giusto che, siccome la Casagit ha stabilito una regola, questa regola sia modificabile. Lo stesso vale per quello che Franco Porciani diceva. Questo è un problema però che non può affrontare Milano se non come sollecitazione, Milano o qualsiasi altra consulta. Questo è un problema da consiglio d'amministrazione, però il problema sollevato è giustissimo. Ma noi volevamo anche, cosa avevamo detto anche Carlo, che no, di lavorare sul miglioramento delle prestazioni, no, e soprattutto allora, anche magari di andare a verificare i rimborsi poi, no?
Allora, credo che abbiamo scoperto due cose. Uno, perché abbiamo chiesto a Franca di candidarsi, perché lei è competente e ci potrà aiutare sul serio su tante cose. Il tema che ha toccato a me non è noto, ma mi fa piacere saperlo. Io ho fatto, però, tanto per dirvi, stavo lavorando a scrivere un pezzettino in questi giorni e sono andato a confrontare le spese odontoiatriche di Casagit del 2019, quelle del 2020, anno Covid, non sono molto, molto interessanti, e quelle di 10 anni prima, scoprendo che Casagit ha speso 2,5 milioni di euro in meno, cioè spendeva 16,3 milioni per la precisione nel 2009, ne ha spesi 13,8. Puoi alzare per cortesia la voce, Carlo, perché non ti sentiamo bene. Allora aspettate che provo a mettere una voce. No, no, io sento bene però. Forse devi stare più fermo. Franca, devi metterti silenziosa mentre se non parli. Franca, a me di stare fermo ci ha provato mia mamma a dirmelo quando ero bambino e non c'è riuscita. Comunque, no, provo, ridico brevissimamente, cioè la spesa sull'odontoiatria, che ce lo siamo detti altre volte, secondo noi è la prima voce di integratività che Casagit deve dare, è una spesa che invece che aumentare nel corso degli anni è diminuita. 2009 16,3 milioni e 2019 13,8, meno 2,5 milioni. Allora, questo è un dato significativo per dire come nel corso degli anni si è operato e come evidentemente bisogna dare una correzione di rotta. Il tema degli 11 impianti, che ha posto Costantino come esempio, è un esempio, ma è un problema di molti e che probabilmente in modo molto semplice e laico va riesaminato, perché poi la coperta è sempre quella, quindi dobbiamo anche renderci conto che se daremo di più da una parte dovremo ridurre dall'altra. Però io sono convintissimo che la questione è che noi dobbiamo dare sempre di più dove il servizio sanitario non è in grado di arrivare. E poi mi taccio. C'è un aspetto di prestazioni integrative, ma c'è anche una questione di tempistica, perché Costantino prima ci ha citato l'esempio dell'eco Doppler, se ho capito bene, per un bambino, il figlio di una socia. Beh, ma se il servizio sanitario me lo dà tra 6 mesi e io devo farlo entro 10 giorni, sarà pur vero che è un'attività sostitutiva, ma mi sostituisco qualche cosa che in realtà non mi viene fornito. Quindi in questo caso noi andiamo a integrare quello che il servizio sanitario della Regione Lombardia non è in grado di dare in una tempistica normale. Io sfido chiunque di voi andare a chiedere una prima visita all'ASL per la ginecologia, l'ortopedia o peggio ancora l'oculistica. Se vi va bene, ve la danno a 6 mesi, ma se va bene. E la ginecologia, mi risulta che in tante zone della Lombardia la prima visita, il pap test, ve lo danno a 1 anno, cioè, quindi è una prestazione sostitutiva. No, integriamo quello che il servizio sanitario non dà. Quindi questa, secondo me, sono, adesso se sono stato troppo specifico, cioè, però sono i grandi temi che dobbiamo affrontare e dobbiamo decidere quali sono le priorità. Questo è il lavoro che va fatto nei prossimi anni. Grazie Carlo. Volevo chiedere, per favore, sì, un attimo solo, volevo chiedere, c'è qualcuno che è in rete di cui non si vede il nome, se per favore vedete la striscia finale che vi compare quando mettete in basso il cursore e vedete che ci sono 3 puntini accanto al telefono. Se per schiacciate quei 3 puntini vi compare una tendina, il primo pulsante della tendina, e c'è da scrivere il vostro nome. Per piacere, se potete farlo, vi fareste un piacere, e se attivate anche chi può il video, mi fa piacere se lo fa, perché così vi vediamo. Chi voleva intervenire, mi pare? Laura. Laura, ciao Laura, buongiorno, ecco.
Laura Bazzolini è candidata per insieme per Casagit in Lombardia. Infatti io volevo dire due cose fondamentalmente. Allora, io sono ho fatto due consigliature, quindi sono 8 anni che sono in Casagit. Dirò delle cose. Allora, chi mi conosce sa che io e i conti non andiamo d'accordissimo, ma io e i principi invece molto di più. Io non so esattamente cosa si potrà fare per Casagit, perché la categoria, sapete, è inutile che vi venga a raccontare, io lavoro in Mondadori, quindi voglio dire un Titanic che sta lentamente affondando, per cui magari vedo le cose anche in una maniera un po' più fosca di quello che è, però non credo tanto. Allora, io credo, e sono d'accordissimo con Carlo, con Costantino, con gli altri, che il ruolo di Casagit sia non sostitutivo ma integrativo. D'accordissimo con tutte le specifiche che si facevano, no? Di tempistica e via dicendo. Sicuramente mettere occhio ai rimborsi tariffari, al tariffario, sarà da fare. Come diceva Carlo, la coperta è corta. Quello che mi ha spinto a ricandidarmi è che io ho visto fra la prima consigliatura dei primi 4 anni e la seconda consigliatura dei secondi 4 anni un cambio di rotta pazzesco che non mi è piaciuto per niente, tant'è vero che io ero candidata, cioè sono stata eletta per Nuova Informazione e adesso invece mi trovo qua con voi. Il discorso è che secondo me si è perso il clima di solidarietà che deve stare alla base di un ente come Casagit. Tante volte io ho sentito parlare nei secondi 4 anni, parliamo della salute dei colleghi. Cosa di più trasparente e, voglio dire, lapalissiano, mi viene da dire, c'è, nel senso che dove c'è bisogno si interviene, se si può, ovviamente con i tariffari che si può, cioè non è che stiamo parlando del Bengodi, però questa cosa nella seconda consigliatura, questo spirito è stato perso a vantaggio di un inasprimento di toni, di chiusure, di sgambetti. Costantino faceva riferimento ai 650.000 euro, no, che si danno all'FNSI. Avrete seguito, è inutile forse che ricordi la mozione che è stata firmata da tanti più di quelli appartenenti ai cattivi, diciamo, che saremmo noi. E che poi è stata disattesa nella pratica. Io mi auguro che appunto cambiando un po' gli equilibri in Casagit si possa tornare a fare servizio ai colleghi, tenuto conto del momento storico e della categoria che stiamo vivendo. Scusate se sono un po', come dire, naif nelle cose che dico, però secondo me è l'unico modo, perché altrimenti ci incappiamo soltanto. Poi aspetta che non mi ricordo come si chiama, Franca ha ragione, no? Anche nell'altro webinar venivano sollevate dei problemi concreti che sono tutti, secondo me, da raccogliere, e Costantino e gli altri fiduciari li raccolgono tutti, e riesaminare alla luce ma farlo in un clima costruttivo, che non si perde nelle beghe un po' di palazzo, ecco. Io questa cosa l'ho vista negli ultimi 4 anni ed è la cosa che mi disturba di più. Niente, questo volevo dire, perché secondo me è importante che si faccia il servizio ai colleghi in Casagit più che negli altri enti, secondo me. Basta, mi taccio. Grazie. No, scusa Massimo, però in 4 anni no, non ha capito la Barzotti, ma ha capito che noi siamo i buoni, non i cattivi. No, ma ha capito cosa avete capito, dai.
Certo, sì, è per questo che sono qua con voi, peraltro. Grazie Sabina. Franca, per favore, aggiungi il tuo cognome. Ho spiegato come si fa, perché allora sotto, quando metti il cursore si apre una barra orizzontale, ci sono tre puntini, schiaccia i tre puntini, si apre la tendina e su vedrai che c'è il tuo nome, Franca, in questo momento. Sì, ci aggiungeranno Porciani. Sì, perché tu sei candidata come Sabina. Ecco. Abbiamo Dolby Vecchi e Sabina. Dobbiamo presentare. Sì, va bene, comunque non ci conosciamo. Valeria Lipparini, vi presento Valeria Lipparini, che invece non conoscete e che sta seguendo il morto, ma ci segue anche. Il morto, no, ma dovremmo presentarci come lista, magari, no? Anche sì, tu, no? Sì, sì. Ecco Mario Antolini entrato. Aspetta, che saluto Mario. Mario è oltretutto fiduciario a Roma, nel Lazio. Ringrazio Mario di essere intervenuto. Ecco, bisognerebbe fare una presentazione del gruppo. Questa presentazione del gruppo io la lascerei insieme per Casagit, la lascerei un attimo, se c'è ancora Costantino, dove non lo vedo. Costantino, non sente? Io non sento più niente. Per favore, chi ha acceso il microfono lo cancello, lo spenga, ecco, perché sennò c'è il ritorno. Franca, puoi spegnere il microfono dove sei acceso. Ecco, Costantino, bravo, sei arrivato. Beh, allora, secondo me è giusto che ognuno si presenti dicendo perché c'è, come ha fatto Laura. Sì, anche e in qualche modo raccontiamo la storia nostra di esperienza di questi 4 anni, no? Questo non c'è dubbio. Infatti, però forse inquadriamo anche il gruppo un attimo prima. Il gruppo che si è creato è un gruppo che intende rinnovare la Casagit, dargli quell'incisione che ha perso molto, sono diminuite le prestazioni, sono diminuite anche le attività in generale e soprattutto diminuita la solidarietà con i colleghi. Costantino, vuoi aggiungere qualcosa sul gruppo e poi dalla parola uno per uno ai candidati? Che purtroppo non sono tutti, mi ha scritto qualcuno perché Matilde mi ha detto che il mercoledì non può, oggi però è mercoledì, sì. Quindi vabbè, e altre cose di questo genere. Costantino, vai. Allora, no, sul gruppo... Costantino, scusami, però c'è qualcuno che ha un televisore acceso? Sì, io lo sento perfettamente. Ecco, ecco. Sì. Chi è che ha aperto? Io poi... Ecco, silenzio, no. Andiamo. Ah. Va bene, Costantino, vai. No, l'obiettivo secondo me ci dovrebbe essere un obiettivo generale, come diceva Laura prima, Laura Borsottini, di ritrovare la solidarietà che si è interrotta non per colpa di noi buoni o cattivi a seconda dei momenti, no? Ma per altrui responsabilità, perché tutto la frattura esistente nasce dal fatto che anni fa sia stata rifiutata l'unità, nel senso che si era partito dal presupposto che sulla salute non ci sarebbe dovuti essere steccati, e invece per lo stracismo verso alcune persone lo steccato si è creato. Quindi il primo obiettivo è quello. Secondo obiettivo, secondo me, sarebbe quello di curare i giovani e gli anziani. I giovani intendo dire quelli che non sono anziani, perché ormai la gioventù è molto larga, arriva fino quasi all'età della pensione, e allora bisognerebbe trovare, perché poi ci sarà nel consiglio di amministrazione, degli strumenti. Ne faccio uno, faccio un esempio:
che per scendere, ahimè, a livelli molto bassi. Sui denti, l'igiene viene rimborsata 50 euro una volta l'anno. Gli apparecchi, non mi ricordo come si chiamano, per i bambini, ce ne sono due nella vita, dimenticando che però può capitare che fino a 16 anni no, uno abbia bisogno di apparecchiature, eccetera. Insomma, creare, cioè rimodulare le prestazioni anche in base alle esigenze reali dei colleghi. Secondo me la classe dirigente uscente, scadente, ma in senso buono, no, ha perso il contatto con la realtà giornalistica. Ve lo dice uno che è pensionato, però io i colleghi li incontro, i colleghi mi scrivono, mi telefonano, voi stessi parlate con chi della Casaggi dà bisogno. Secondo me si è creata, specialmente con una certa dirigenza nazionale della Casaggi, l'idea che l'importante è avere un conto attivo. Benissimo, ma a che servono 8-9 milioni di euro se poi i colleghi devono tirar fuori il 15% di franchigia, no? Quindi togliendo dalle tasche del denaro? E questo è interrogativo. Poi c'è il problema degli anziani. Gli anziani, si intende che l'invecchiamento della popolazione ovviamente comporta maggiori spese, perché è inutile illudersi, invecchiando si ha più bisogno di... Ecco perché è importantissima la collaborazione con l'ambulatorio, perché l'ambulatorio consente di risparmiare, perché nessuno deve tirar fuori 80 euro in quanto va lì e non paga, ma soprattutto può diventare un centro veramente di servizio, ma questo si può raggiungere solo se c'è una stretta collaborazione fra Casaggi e il padrone dell'ambulatorio. Io mi fermo qui. Grazie, grazie. Senti, io darei, a ragione Sabina, presentiamoci tutti, però se Mario Antolini, che diciamo, scusate, Mario Antolini molti non lo conoscono perché è di Roma, ci stanno seguendo, intanto parecchia gente ci sta seguendo direttamente su YouTube e su Facebook, quindi non è dentro questo... materialmente questo webinar, però ci stanno seguendo, come mi ha detto Vittorio Pasteris qualche minuto fa, e anzi so che gli chiederei se lui sa il numero esattamente. Mario, vuoi anche tu intervenire su questo argomento generale un po', su appunto come dovrebbe cambiare la Casaggi per avvicinarsi ancora di più alle esigenze dei giornalisti come noi vorremmo? Pronto? Sì, buonasera a tutti, non vi vedo. Non è un argomento facile, non è una materia facile. Sono necessarie molte attenzioni, molte prudenze anche, perché comunque la Casaggi deve avere un rapporto con la moneta, un sano rapporto con la moneta. Non ha senso promettere chissà che se poi non ci sono i fondi. Ci sono delle cose che Casaggi deve fare per essere più vicino alla gente, che sono alcune francamente banali. Per esempio, adesso sta arrivando a tutti un blocco di pliante, di cartoncini, di pubblicità per l'allargamento della Casaggi alle forze esterne, che è molto bello graficamente, ma anche abbastanza confuso, perché io ricevo telefonate di colleghi allarmatissimi che dicono: oddio, ci tolgono alcune prestazioni, ci riducono questo, ci riducono quello, perché vedono nel profilo 1 che viene venduto è più basso del nostro, non c'è da nessuna parte che il nostro rimane quello che è, che non sarà toccato. Cioè c'è un atteggiamento di stacco con la platea dei giornalisti, che è, nella comunicazione, che secondo me è un handicap. Gli altri handicap sono quelli che non si considerano alcune realtà. Per esempio, invecchiamo sempre di più, abbiamo sempre più problemi di assistenza, diciamo, non dico dell'Alzheimer, ma anche l'Alzheimer è una malattia che purtroppo, con la quale purtroppo dobbiamo fare i conti. Non esistono convenzioni con case di riposo, che secondo me questo è uno sbaglio e potrebbe aiutarci. Noi stiamo dando questi contributi NAS di 500 euro al mese a molte di queste persone inabili, ma non bastano con 500 euro al mese
paghi meno di un terzo di una badante, voglio dire, rumena, per non parlare dell'assistenza sanitaria o altro. Ci sono dei problemi con la, io vedo a Roma soprattutto, problemi molto gravi con le nuove generazioni che sono state massacrate dal Covid. Tutti i freelance hanno smesso di lavorare, semplicemente, non potevano andare in giro, non potevano lavorare. Una marea di aziende, piccole aziende, scompaiono letteralmente dalla presenza e spariscono i contributi, spariscono. Addirittura ho un'azienda in cui non si riesce nemmeno più a trovare il curatore fallimentare, per cui non si sa nemmeno a chi chiedere eventualmente uno straccio di busta paga. E tutte queste cose sono il, diciamo, i 24 mesi che Casaggio garantisce le case integrati e disoccupati, forse possono essere, forse non sono più sufficienti. Sono solo alcuni dei temi, sarebbero molti altri, lascerei lo spazio alla fantasia e all'immaginazione di tutti voi altri. Grazie. Bene, scusatemi, però devo aggiungere qualcosa. Io volevo dire una cosa importante, perché a Milano evidentemente le lettere a cui si riferisce Mario credo non siano ancora arrivate, perché a me l'ha girata un collega di Roma oggi. Sappiatelo, se tante persone stanno ricevendo queste mail oggettivamente poco comprensibili, queste lettere oggettivamente poco comprensibili, nella quale sostanzialmente propongono i profili Casagit, ma sono profili Casagit per persone che non sono iscritte e che potrebbero essere iscritte. Sono state mal interpretate o possono essere mal interpretate, perché le persone che l'hanno ricevute temevano di dover cambiare la loro posizione, soprattutto i freelance evidentemente, però, o i pensionati. Se qualcuno vi chiama dicendo visto che tu sei candidato, che cosa devo fare, deve semplicemente prendere quella lettera e buttarla nel cestino, perché è un pochino fuorviante. Io domani appunto chiederò anche qualche informazione in più, però Mario, mi confermi che ci sono diversi colleghi che non hanno capito il senso di quella comunicazione? Si vedono arrivare un plico con tutte belle brochure di questi di piante, dei vari profili, 3, 4, 5, 6, dicendo questa è la nuova Casagit, trovate gente che venga dentro. La metà della gente mi domanda, scusa, ma che mi è cambiato a me, che vedo che nel profilo 1 non ho un tetto per le visite specialistiche, un tetto per questo, per quell'altro, finora non l'avevo. Devi spiegargli che vale soltanto per chi si iscriverà non giornalista da oggi nel prossimo futuro, perché anche il giornalista che viene iscritto come contrattualizzato entra nel regime che abbiamo noi, in quello nostro, quello tradizionale, non gli cambia niente. È soltanto per l'avvocato, il figlio del giornalista, l'idraulico, che decide di iscriversi a Casagit invece che a Unisalute, e valgono queste nome. Però tocca dirlo con chiarezza, tocca dire sempre con molta chiarezza quello che si propone, non partire dal presupposto che la gente lo capisce da sola, oppure che la gente sappia le cose che sanno chi ti spedisce la lettera, no? Chi ha organizzato la faccenda. Scusate, chi è che ha organizzato la lettera? Chi è che l'ha decisa? Scusate, perché io ho qualche dubbio su una società che si chiama Casagit Servizi e che sta facendo acqua da tutte le parti. Volevo capire se erano da attribuire a loro questa lettera. Se qualcuno di voi lo sa. No, io credo che sia partito dalla direzione di Casagit, semplicemente. Perché Mario, tu, Servizi che sarebbe... frequenti di più. Ah, ho capito. Va bene, va bene. Vediamo un po', perché mi scrive qualcuno. Io volevo invece intervenire per dire anche che cosa prevediamo noi come gruppo, appunto anche in seguito a quello che diceva Laura. Io invece ho stata in Casagit soltanto 4 anni, ma l'ho sempre considerata un'istituzione fondamentale. La cosa per cui ho deciso, dopo questa esperienza, innanzitutto ho iniziato a capire molto di più, e quindi mi piacerebbe poter aiutare e contribuire molto di più dopo questi 4 anni, ma soprattutto quello che è centrale è quello anche che siamo riusciti a fare, cioè a mantenerla
e a tutelarla con questo cambio di statuto, a proporla appunto, come raccontava Mario, ad altre persone che si possono aprire. Ma quello che credo che sia ancora più importante, al di là del concetto di solidarietà che va riproposto all'interno, al di là degli schieramenti politici che comunque ci sono, è continuare a, ad aprirla sempre di più, con una migliore gestione, che peraltro abbiamo sempre cercato di fare e che appunto le stesse persone con le quali sono in lista e che in altri ambiti sindacali invece non eravamo assolutamente insieme, perché siamo riusciti appunto a metterla a segno per allargarla, non soltanto perché abbiamo cambiato lo statuto, ma anche perché io continuo a raccogliere richieste da persone che vorrebbero iscriversi ma che ritengono che il profilo è ancora un po' troppo costoso, eccetera. E soprattutto perché cambiarlo non farebbe che seguire quello che sta accadendo, cioè dove appunto la maggioranza dei freelance continua ad essere, cioè la presenza dei freelance continua ad essere sempre di più. E quindi soprattutto anche tenendo conto di quello che giustamente sottolineava Carlo prima, dicendo che noi non possiamo sostituire il servizio sanitario, ma riusciamo molte volte ad essere un aiuto molto valido. In questo caso fungiamo quasi come queste assicurazioni, no? Per cui le assicurazioni ormai sanitarie sono assolutamente presenti in ogni ospedale, anche se privato. Solo che noi abbiamo forse una storia un po' più legata sia alla nostra storia professionale che anche alla nostra storia proprio di esperienza di tutela della salute. E credo che avendola messa in sicurezza, così pare, anche se dobbiamo continuare ad essere attenti, possiamo appunto cercare di, come faranno, credo, Costantino e Carlo, a portare delle richieste per continuare a tutelare, no? Sempre di più. E io sostengo che vadano coinvolti anche e molto di più i freelance, che sono tanti e che ne richiedono sempre di più di farne parte. Ho finito. Non so se qualcuno vuole aggiungere, e Carlo vuole aggiungere altre cose su quello che chiederemo anche. No, io credo, non lo so, io vi dico solo una cosa, io in questi giorni ho mandato in giro un po' di messaggi, telefonate, e devo dire che in questa fase, nonostante le difficoltà, l'impegno, il lavoro che c'è da fare, però è anche abbastanza interessante sentire cosa pensano le persone. Per questo chiedevo prima a Costantino, perché effettivamente a volte il punto di vista individuale è un punto di vista troppo parziale, e quindi approfittare anche di queste giornate in cui da oggi fino all'8 di giugno dovremmo parlare con tanti colleghi, per ascoltare cosa dicono loro, per ascoltare cosa apprezzano, per ascoltare i limiti. Ad esempio, ho sentito una cosa, ve la dico, che non riguarda tanto le prestazioni quanto riguarda il tema dell'iscrizione dei giovani ultra 26enne, perché prima c'era un meccanismo, adesso ce n'è un altro che non sto a spiegare, però sostanzialmente più graduale, perché tante persone si pongono il problema di cosa succede dei figli quando sono in età in cui una volta uscivano da casa agita, adesso in realtà hanno la possibilità di rimanere. Questa è una cosa che mi hanno chiesto, ma diverse persone. È un problema questo, è un tema, è una cosa che va approfondita. La questione della comunicazione è assolutamente centrale. Mario citava questa comunicazione non molto chiara che sta girando, che riceverete anche probabilmente, che riceveranno anche molti di voi.
capire esattamente cos'è, come sta cambiando Casagit è importante, ma proprio per la gestione dei propri interessi. Un'altra questione sulla quale insomma è bene essere informati, lo dico a voi, è bene che lo sappiano tutti, sono gli aspetti fiscali dei contributi e delle prestazioni, perché voi sapete che cambiano a seconda che se siamo noi titolari o sono i familiari oppure sono altri soggetti che si sono iscritti autonomamente, freelance, o i pensionati che sono equiparati ai contrattualizzati. Ecco, ci sono tante cose che vanno spiegate, che vanno capite, e se si capiscono si capisce anche che Casagit è una cosa oggettivamente utile. Perfetto, grazie. Ecco, io vorrei, se qualcun altro vuole intervenire, c'è Cristina Beretta e Luisa Spanet. Luisa Spanet ci sente, ci vede, ma non riesce a intervenire e probabilmente voleva intervenire in qualche modo. Però se Vittorio non riesce, non lo so come, con le sue arti magiche, a inserirla e farla parlare, sarebbe un bel colpo. Se invece non ci riesce, io non so come fare. Vediamo nel microfono. Potrei anche autorizzare come moderatore la Luisa Spanet per vedere se si può intervenire e vediamo di capire, però non la vedo neanche più. Volevo anche chiedere, ecco, io non vi conosco, non so chi siete, non so che cos'è, allora vi chiedo, scusate, perché devo votarvi? Come rispondete su questo? Per esempio Costantino. Ah, perché devo votare? Allora... Non posso votare Besana, per esempio, che non c'è. Ecco. Ma come dicevo prima, secondo me perché quando si finisce per comandare non ascoltando le minoranze, si perde il contatto con la realtà o la si vede stravolta. Non è un caso che a Milano e Roma ci siano due fiduciari, ma non per parlare di me o di Mario, che conosce ancora meglio di me la situazione romana, quando Milano e Roma non sono consonanti col gruppo di potere romano, una ragione ci sarà. Se le regioni più importanti, almeno come numero d'Italia, hanno scelto una strada che è di opposizione, chiamiamolo così, sia pure costruttiva, allora evidentemente vuol dire che chi è a Roma, cioè chi a Roma rappresenta le altre regioni d'Italia, ha perso un contatto con la realtà. Ma soprattutto, e questa è l'accusa che non è solo mia, un rilievo critico, sono privi di autonomia, sono succubi della federazione e della stampa. Qui il punto è centrale, ma non perché chi la critica da questa federazione voglia la distruzione del sindacato, no. Come è stato detto tante volte da me, ma da tanti altri, no? Oddio, non tantissimi altri, da parecchi altri, se la crisi ha colpito la salute e le tasche dei colleghi, perché non deve colpire anche la federazione che vive dei contributi dell'Impigi e della Casagit e non delle tessere dei suoi iscritti? Cioè il sindacato dovrebbe porsi questa domanda. Voi sapete che tanti anni fa, adesso non ho qui le cifre, non voglio annoiarvi per andare a cercarle, che tanti anni fa la Casagit, la federazione col contratto portava nelle casse della Casagit di 59 milioni di euro, mi pare. Siamo scesi a 20 milioni di euro in meno, ma la cifra che la Casagit versa ogni anno al sindacato è immutata, anzi è cresciuta. Parliamo di 635 mila euro ogni anno, ogni anno. Quindi questa non è tanto, la cifra conta, ma è l'indipendenza, l'autonomia dal sindacato. Non può essere una cinghia di trasmissione o un banco, ma la Casagit. La Casagit deve pensare alla salute dei colleghi, come diceva prima la collega, pensando ai non garantiti, ai freelance, no? Sabina giustamente ha fatto notare come, e io mi batto sempre perché nelle province lombarde, visto che siamo in Lombardia, ci sia un recupero e un allargamento dei servizi che non hanno. Non è colpa solamente di chi gestisce il sindacato, la Casagit, perché spesso molti medici non vogliono convenzionarsi, sarebbe da rivedere anche questo perché, ma a Mantova e Cremona, no, hanno dei servizi sicuramente
inferiori a quelle che può offrire Milano. Quindi ci sono delle ragioni per cui noi abbiamo scelto una certa linea e altre ne hanno scelto altra. Primo, perché siamo liberi e indipendenti. Secondo, perché vogliamo stare di più vicino ai colleghi. Ecco, però la risposta che ti danno loro dice: scusa, ma tu dai 600.000 euro alla federazione perché noi, quando facciamo i contratti, inseriamo i contributi che gli editori devono versare alla Casagit, e quindi noi facciamo parte, diciamo, della filiera dell'editoria, della parte giornalistica, perché trattiamo queste cose. Mario, che cosa rispondiamo a questi? Posso di andare a far culo, lo so questo. Perché secondo me noi siamo online, ve lo ricordo. Prego? Non ho capito. No, scusa Mario, non era rivolto a te. È rivolto a me, perché che cosa gli rispondiamo? Avevo fatto non rispettere, no. No, volevo dire, se posso, Costantino è entrato su un tema che è fondamentale, che secondo me, da come la vedo io, rappresenta forse il punto più alto del nostro successo come resilienti, no? Quello che abbiamo fatto in questi 4 anni con il gruppo, tra voi Milano e qualcun altro, che abbiamo lavorato abbastanza bene. Il punto più alto, perché abbiamo messo in evidenza solare pubblica che c'è un problema grave, che è quello del rapporto del sindacato con i vari enti, che non è solo Casagit, ma anche Impi e così via. Un rapporto che noi abbiamo puntato sull'aspetto economico, ma non è solo quello, è molto più largo. Hanno preso in mala parte questa vicenda, perché l'abbiamo colpiti, diciamo, nel punto debole, sulla loro, come si dice, giustificazione, sulla loro necessità di esistenza. Questo discorso del farebbero accordi con altri, vorrei vedere che fanno un accordo un sindacato che deve lavorare per il bene dei suoi associati, degli iscritti, o comunque della categoria che dice di rappresentare dal punto di vista nazionale. Lo voglio vedere che fa un accordo sanitario più debole, peggiore, con una società privata o con una società azionaria con Unicredit, che sicuramente darebbe un servizio più basso, no, di quello di Casagit. Dopodiché c'è un problema: ma se fa l'accordo con un'assicurazione, questa assicurazione versa dei soldi all'FNSI, a che titolo? Cioè, cos'è? È la tangente, la mazzetta che piglia per aver fatto un contratto portando un certo numero di associati? Diventa una cosa che finisce in un tribunale. Voglio dire, mentre nella Casagit FNSI c'è una giustificazione storica, ambientale, di cui un rapporto tra enti di categoria che ha un suo fondamento, una sua logica, non l'avrebbe con tra FNSI e le generali o l'Unisalute, no? Per cui anche per l'FNSI, quando dice: ah, noi potremmo fare accordi con altri, fatelo. E voi che cosa ci guadagnate? Che cosa vi arriva a voi? Alla categoria la massacrate, perché gli date un'assistenza sanitaria inferiore e non ugualmente buona, e voi vi perdete un contributo. Devo dirvi che, a quanto vedo io qua a Roma, il rapporto e l'attenzione col sindacato è molto alta, perché lo si considera un sindacato ormai chiuso in se stesso, distaccato dalla categoria. Non a caso a Roma Lazzaro Pappagallo ha una buona presenza, perché sta sul territorio e lavora, non sta occupandosi soltanto della libertà dei giornalisti canadesi oppure delle manifestazioni in Grecia e così via. Si occupa veramente dei problemi spiccioli, di come paga l'affitto il collega o quella mamma e così via. Ed è questo il punto: c'è una insofferenza, una difficoltà che noi non dobbiamo cavalcare in maniera demagogica, ma potremmo utilizzare e sfruttare. Io sto ripetendo a tutti quanti che la nostra mozione chiedeva semplicemente e soltanto, visto che tutti hanno tirato la cinghia, che anche il sindacato rinunciasse a qualche decina di migliaia di euro, che non sarebbe stata poca cosa, e che non si sarebbero toccate le dotazioni affidate alle associazioni di stampa, le quali fanno un lavoro. Dopodiché c'è un'altra cosa che vorrei che fosse chiara: le associazioni di stampa pubblicano un bilancio, almeno Roma lo fa, comunque lo faccia anche a Milano e anche alle altre. L'FNSI, dove sta il bilancio dell'FNSI? Cioè, mentre i soldi che diamo a Roma, sta romana o a Calabria o in Toscana, comunque hanno un bilancio, vero o non vero che sia, hanno un bilancio. L'FNSI prende i soldi, punto e basta. E anche questo non è più tollerabile per la categoria.
questa è una cosa che, diciamo, aver messo, aver portato alla luce questo problema è secondo me il punto più alto del nostro lavoro fatto in questi 4 anni. Grazie, sì, sì, certo, certo. Massimo, posso dire una cosa? Che vai, vai, Carlo. Non è chiara tutta, poi io mi taccio per stasera, giuro. No, allora, c'è un aspetto che a me non piace tanto, però è veramente di natura politica. Allora, in questi mesi, in questi anni, quando noi abbiamo sollevato il tema del quanti soldi si danno alla Federazione della Stampa, che ci sembrava del tutto inappropriato, l'hanno già detto gli altri, non mi ripeto, c'è stato spesso detto in modo, non so come dire, ma non mi viene un altro modo di dire, modo veramente molto volgare, se voi esagerate vi togliamo il contributo. Allora, questa cosa attiene, secondo me, a una sorta di imbarbarimento che c'è all'interno della categoria, nella quale il problema è noi e voi, no? La contrapposizione tra i gruppi, mentre andrebbe posto al centro dell'attenzione quelli che sono gli interessi di una collettività, di chi ha innanzitutto il contratto di lavoro, perché i soldi vengono dati in forza del contratto di lavoro. Le cifre che ha detto Costantino sono assolutamente precise. Prima il sindacato dava complessivamente circa 58-59 milioni di euro dal contratto, adesso ne dà 39, in prospettiva a breve 38, su sempre un bilancio di 80 milioni. Cioè, quindi la centralità del contratto dei giornalisti va via via diminuendo, ma al di là di questo il problema è che uno possa arrivare a dire ma io ti tolgo il contratto, che è una cosa secondo me veramente fuori dal mondo. Siamo nel webinar della Casaget, non ci sei? No, scusa, perché avevo il telefono Massimo, rotto. Massimo mettiti muto. Vuoi entrare nel webinar? Massimo, stiamo ascoltando sul sito di Senza Bavaglio e trovi il link. Ciao. Beh, magari Carlo contestualizzano un po' di più, perché forse non so se sanno quando ce l'hanno negata questa cosa. No, Sabina, no, non, cioè, non è tanto il tema del contestualizzare, che hai ragione, cioè il problema è come fa. Allora, il contratto dei giornalisti prevede che ci sia, articolo 21, il cosiddetto contributo sindacale, cioè il 3,6% lordo della retribuzione dei giornalisti viene data a Casagit, una cifra spesso importante in relazione allo stipendio, quindi più si è un buono stipendio più si versa a Casagit, ma il fatto è che secondo me questo non sta nella disponibilità della maggioranza o di una presunta maggioranza o di una minoranza, cioè questo è incardinato nel contratto dal 1974-76 ed è come se dire io ti tolgo la pensione, cioè come si fa a minacciare uno che la pensa diversamente di togliergli l'ossigeno? Cioè, secondo me è una cosa di una gravità veramente fuori dal comune, e purtroppo abbiamo a che fare con una parte del sindacato, non tutti, perché anche nella stessa maggioranza non sono tutti uguali, adesso non voglio dare le pagelle, però sono solo alcune, diciamo, in particolare di alcune piccole associazioni che si alzano e dicono questa cosa. Però mi risulta che sia stato anche messo per iscritto a Cerrato, guarda che ti togliamo il contributo, che è una cosa veramente fuori dal mondo. E in qualche modo, insomma, dovrebbero capire tutto che c'è purtroppo anche un aspetto politico in questa elezione, cioè non solo noi ci candidiamo perché riteniamo di avere esperienza e idee migliori degli altri, perché io ne sono assolutamente convinto che lavoro migliore, ma c'è anche un profilo politico in questa elezione, e questo profilo politico sta che chi ci osteggia ha una visione barbarica dei rapporti sindacali, no? Tu non sei la minoranza. Io mi aspetto che prima o poi, qualora mai dovessimo intravedere che noi diventiamo maggioranza, che il sindacato minaccerà espressamente prima dell'assemblea
a votare, di toglierci il contributo, perché la pensiamo diversamente. Quindi loro fanno sì le manifestazioni, giustamente, noi siamo sempre andati anche noi in piazza a favore dei colleghi turchi, ma si comportano in un modo non molto dissimile. Questo è l'aspetto, e mi taccio. Hai ragione, Carlo, hai ragione. Vi racconterò una piccola cosa, che ho contattato un collega di Bari, perché noi non abbiamo candidati purtroppo in Puglia, e gli ho chiesto: per favore, puoi candidarti? Ah, che bello, sì, siamo questi, ti riconosco, mi candido. Mi chiama due giorni dopo e dice: scusami, ma chiudete i microfoni, la FNSI mi dà l'assistenza, ho dei problemi perché sono correlato un paio di volte. La FNSI mi sta dando l'assistenza legale gratuita, e quindi se io mi candido con voi me la toglie, e quindi scusate ma non posso candidarvi. Ecco, questa è la situazione. C'è un'intimidazione generale. La collega Valeria Lipparini ci potrebbe spiegare altre cose che succedono in Veneto proprio in questa direzione, sempre, no? Per esempio, ti chiamano e ti dicono: senti Valeria, vuoi entrare nel consiglio di disciplina dell'ordine? E allora dici: beh, non ti candidare con loro che ti mettiamo onore, oppure se ti candida con noi viene eletta, e qualcuno magari ti cerca di imbonire dicendo: ti cambio contratto, tu hai un anticorallo, però ti facciamo avere il contratto FNSI. Ecco, tutte queste cose purtroppo nuociono alle relazioni normali locali tra per colleghi. Sentite, qualcun altro vuole intervenire? Io volevo parlare. Ecco, io sono abbastanza fuori da queste cose, perché insomma mi sono occupata molto, non mi sono occupata di sindacato. Ecco, però quello che mi sembra che emerga è una storia che conosciamo bene, che è proprio una storia di guerra per bande e di occupazione dei territori, no? E allora dico, quello che mi sembra che venga fuori come urgenza è trovare una strada per potersi sganciare dal ricatto della federazione. E ovviamente non è così facile. Quello che accennava Massimo mi sembra abbastanza improbabile, come è stato ben spiegato, cioè non è che si possa rivolgere a soggetti terzi. È la Casati che è l'interlocutore per quello che riguarda la salute dei colleghi. Si tratta di trovare una strada che forse non sia perentoria, ma che sia decisa, no? Che sia, come sottolineava Costantino, che sia decisa e dica: beh, di fatto c'è un problema di contenimento, no? Ci sono barche che affondano da tutte le parti, c'è un problema di contenimento, quindi bisogna pensare che non possiamo più dare tutti questi soldi. A me sembra un cavallo di battaglia molto importante, perché va a toccare tutta una serie di privilegi e di in qualche modo ormai ingiustificati, no? Che la federazione continua ad avere. Sbaglio, Costantino? Costantino? Sì, ecco, hai centrato perfettamente in modo semplice e chiaro il problema. Cioè, sono un gruppo autoreferenziale che, come diceva Carlo anche prima, che ogni critica viene vista come la lesa maestà. Cioè, noi pensiamo, se siamo qui è perché pensiamo alla salute dei colleghi, non certo la nostra, ai soldi che non prendiamo, tanto per essere chiari. Cioè, voi sapete che il fiduciario dell'INPGI prende 1.500 euro al mese, no? Il fiduciario regionale dell'INPGI, cioè noi non lo facciamo per denaro. Pensiamo, tanto è vero che mi sono stancato, lo ammetto, dopo 8 anni, perché pensiamo alla salute nostra, personale, vostra, dei colleghi. Quando diciamo che i soldi servono per curare i colleghi, non lo diciamo perché odiamo la federazione. No, non è così. C'è un punto su cui non sono assolutamente d'accordo con l'attuale maggioranza, ed è quei dépliant che stanno mandando adesso, che ci trasformerebbero questi dépliant in, come si dice, procacciatori di polizze. È un fatto umiliante. Se una dirigenza non è in grado di trovare nuove popolazioni, come le hanno chiamate, vuol dire che il nostro avvenire è abbastanza fosco, cioè è oscuro, perché loro pensano, si illudono che in 5 anni, se ciascuno di noi, no, portasse un nuovo adepto,
la Casati ti salverebbe. Ma non è così che adesso stamattina, concludo, è venuto fuori che finora non c'è neanche nessuno che abbia suonato alla porta della Casati di Salute SMS. Finora nessuno. Hanno fatto balenare l'idea che ci sarebbero delle professionisti, migliaia, centinaia, decine, che starebbero per. Però dopo un anno e mezzo dalla trasformazione di Casati ancora non sappiamo se avremo nuovi soci. Sì, grazie. No, la situazione che hanno costituito, mi pare di aver capito che è stata costituita una società per cercare nuovi soci, sbaglio? Io non lo so. Sì e no, Massimo, nel senso, cioè in realtà no, in realtà il soggetto che dovrebbe, che dovrebbe cercare nuovi soci è la società di mutuo soccorso, cioè Casagit stessa. Lo strumento è appropriato, però adesso appunto noi ci siamo detti e non vogliamo fare una campagna a parlare male degli altri, ma oggettivamente una volta Costantino ce lo ricorda tutte le volte che abbiamo fatto questa trasformazione, avremmo dovuto da due anni a questa parte trovare qualcheduno che entrasse in questa società di mutuo soccorso. Questo non toccava sicuramente a me, non toccava sicuramente a Costantino, non toccava a noi, cioè toccava ai vertici della cassa. Questa cosa che dovevano fare non è stata fatta, o peggio ancora, avevamo dei rapporti con alcune categorie che avevano rapporti lì sì con la società di servizi. Ecco, questi se ne sono andati. Praticamente tutti, ci rimane solo il rapporto con una scansa che è quello dei contratti dell'energia, ma non abbiamo più rapporti con nessuno. Cioè, questa attività che avrebbe dovuto fare in primis il presidente, il direttore generale, il vicepresidente, cioè chi la governava, non è stata fatta. Noi sappiamo benissimo, e sappiamo benissimo con Mario, ce lo siamo detti nei giorni scorsi, chi dovrà governare la cassa deve fare innanzitutto questa operazione, allargarla prima all'interno della nostra categoria, perché ci sono tanti giornalisti iscritti all'ordine che potrebbero avere una tutela sanitaria che non hanno, e poi al di fuori catturando altre popolazioni. Noi oggi siamo in 50.000, sappiamo che entro i prossimi 4 anni bisogna essere 100.000, perché altrimenti nel lungo periodo anche la Casagit non ce la farà, come non ce la sta facendo l'INPGI. Il problema l'abbiamo capito, avrebbero dovuto farlo, non l'hanno fatto. Questo è quello che sappiamo toccherà fare a noi, cioè a chi governerà i prossimi 4 anni. Per piacere, c'è ancora una persona che è connessa e che però non si vede il suo nome. Allora vorrei, per favore, metti il cursore verso il basso, qui si apre una striscia. Vedrai che ci sono accanto al telefono, ci sono 3 pallini, schiaccia i 3 pallini e si apre un siparietto, una tendina, e il pulsante in alto ti dice di scrivere il tuo nome, per favore. Questo è chiaro, sarebbe meglio così vediamo tutti chi siamo. Io volevo fare una domanda. Ecco, vai pure. Sia a Carlo che a Costantino. Carlo ha toccato il punto dell'ordine, che a me sembra appunto importantissimo. Appunto, dobbiamo uscire dalla guerra per bande, no? Che è tipica del nostro ambiente. Quali sono attualmente i rapporti fra Casagit e l'ordine? C'è un qualche vaso comunicante? Si ha l'impressione che l'ordine possa essere interessato a una maggiore presenza in Casagit, o quello che diceva Carlo era solo un desiderio? Costantino o Mario, intervenite voi. No. Se posso un attimo intervenire su queste cose, anche perché è anche l'esempio di quello che Casagit non riesce a fare, non riesce mai a combinare. Quando nacquero i nuovi profili, questo tempo se lo ricorderà qualche anno fa, noi dicevamo: ok, va bene, parlate con gli ordini regionali. Gli ordini regionali ogni fine anno mandano una lettera per ricordarti che devi pagare il bollo. Gli infili il debitante nuovi profili e hai raggiunto una marea di pubblicisti che hanno l'unico rapporto che...
con le nostre istituzioni è quando vanno a pagare il tesserino dell'ordine, perché poi mentre è facile trovare dei colleghi che lavorano in redazione, è quasi impossibile trovare i freelance che magari scrivono il pezzo in uno dei bar in periferia a Roma o Milano e così via. Non è mai stato possibile farlo. Io ho sempre pensato, l'ho sempre denunciato, che avere 1500 nuovi profili, cioè su 110.000, 20.000 iscritti all'ordine, su una cifra di freelance che è intorno ai 50-60.000 persone, averne raccolti 1500 è veramente un disastro epocale. Questo per quanto riguarda i rapporti con l'ordine, con le varie... le varie associazioni regionali, no? Per dire, la Toscana disse che si rifiutava di farlo perché non era sua competenza per preoccuparsi dei casali, essendo loro l'ordine dei giornalisti. A Roma non gliel'hanno chiesto, a Milano non so cosa è successo. E sono queste fratture tra vari enti, tra varie piccinerie, piccole arroganze. Io sono il segretario dell'Ordine del Lazio e quindi non tratto con gli altri, così via, che affossano tutto. Per quanto riguarda poi, permettetemi una battuta sul fatto che se noi vincessimo in Casarit, loro ritirano il contratto, dal contratto al contributo, beh, è un comportamento come il generale Kesselring in Italia, voglio dire, siccome ci sono tre persone che mi danno uno sgarbo, allora io tolgo l'assistenza sanitaria a tutti i giornalisti italiani. È un po' veramente come le rappresaglie naziste, non ha proprio una logica, insomma, si deve essere praticata, no? Allora, se veniamo letti su questo discorso dell'ordine, bisognerà lavorare, no? Certo. Sì, e non solo l'ordine, ci sono altre cose che non vanno, perché Mario le ha chiamate piccinerie, ma ci sono dei problemi politici. L'ordine di Roma non ti fa questa roba, perché se no Mario è quello che gestisce la Casagit come fiduciario a Roma. Però Mario, siccome non è di controcorrente e l'ordine di Roma è di controcorrente, io non gli do l'aiuto che dovrei dargli, perché sennò lui si rafforza e quindi è contro di me. Questo è. L'ordine ha fatto anche una cosa: io mandai un comunicato di questi profili dicendo, per favore, me lo pubblicate. Lo pubblicarono senza la mia firma, senza mettere che era il fiduciario. Venne fuori un testo anonimo di uno che diceva che c'era la possibilità di iscriversi a Casaglia, con ben poca credibilità, se non gli dai, no, una titolarità. Almeno mettici il fiduciario Casaglia, nemmeno quello. Visto. Infatti, dopo le elezioni della Casaglia ci saranno le elezioni dell'ordine, per le quali faremo degli altri webinar, immagino, no? Come? Ci sarebbero, Massimo, ci sarebbero due piccoli punti da aggiungere. Vai. L'attivo della Casaglit attuale è legato anche al fatto che ha ricevuto dall'Impigi 3 milioni di euro. Stamattina, nella riunione dei fiduciari, presentando il bilancio che verrà appunto sottoposto all'Assemblea Generale il 31 maggio, viene detto che comunque questi 3 milioni poi si dimezzeranno. Per cui noi assistiamo come forme di reclutamento, chiamiamolo così, scusate se mi ripeto, abbiamo due sistemi, uno incestuoso, perché vengono soldi che vengono da un ente cugino, non vengono in famiglia, ma sono provvisori questi milioni di euro che l'Impigi2 in pratica dà, e l'altro è il famoso metodo Checco Zalone. Cioè, Checco Zalone, come sapete, vendeva gli aspirapolvere ai parenti, finite di consumare l'elenco dei parenti, è rimasto senza lavoro. E a noi cosa chiedono? Che ciascuno di noi porti un parente, un amico, un conoscente, un animo del purgatorio. Cioè, capisce che questo reclutamento è a livello veramente familistico. Dico, io conosco un caso, per onestà devo dirlo, di un collega che ha convinto una signora, insomma, una conoscente, a iscriversi a uno dei nuovi profili. Un caso, insomma, persone ne ho contato tante, mi contattano in tanto. Addirittura un altro caso invece mi ha telefonato una persona terrorizzata dicendo: ho ricevuto questa pacottiglia di roba, che me ne faccio? Devo dare dei soldi, mi tolgono dei soldi. Cioè, non aveva capito niente, a che la mia risposta è stata: mettila in archivio, cioè il primo cestino che trovi, buttalo dentro, perché sono fatti male. Chiamano noi a essere soccorritori del nostro stesso ente, insomma, capite che oppure dobbiamo campare per un anno e mezzo, due anni, con i soldi che vengono dall'Impigi.
Cioè, insomma, non mi pare questa la prospettiva di lunga durata. Per cui concludo, ecco perché sarebbe molto più importante, appunto, nella fase di reclutamento, se fossimo stati tutti uniti negli ultimi 4 anni. Quindi a prescindere da chi mette il cappotto, le bandierine o le medagliette. Qui va di mezzo del nostro organismo. Benissimo. C'è qualcuno che vuole ancora intervenire? Io spero che c'è qualche problema di connessione. Qualcuno ha avuto problemi di connessione perché è sparito. La Luisa voleva, credo, intervenire, ma non riesce a parlare, non so perché. Luisa Spanet, vedete lei sullo schermo. E se non c'è niente, io direi che possiamo riaggiornarci al prossimo webinar. Che Carlo, avevi fatto un calendario più o meno quando è? No, noi avevamo ipotizzato di fare ancora 2 cose. Una, come dire, molto semplice e quasi telegrafica, però dobbiamo essere tutti candidati. Sabato mattina a ognuno diamo 20 secondi nella quale si presenta, di modo che noi, chi avrà l'interesse a seguirci, ci segue in diretta, altrimenti potremo linkare e quindi fare una sorta di video presentazione dei candidati e poi farne un altro il giorno 3, è opportuno che siamo in tutta Italia, perché potremmo dare tutte le risposte pratiche, concrete ai colleghi il giorno prima del voto. Cosa succede se ho perso la password e ho bisogno di recuperarla? Se non ho un telefonino che funziona, come posso fare? Cioè le domande banali, cosa fare per votare, oltre a chi votare, questo però lo diremo e dovremo far circolare per bene tutti gli elenchi delle varie regioni. Però l'idea è di farne uno sabato mattina molto semplice e uno il giorno 3, che mi sembra sia giovedì prossimo, cioè la sera prima del voto, per dare le risposte concrete o comunque fare degli esempi che possono essere utili ai colleghi. I colleghi chiedono soprattutto questo, elenchi per sapere chi devono votare, ma anche il vademecum del voto, che avete, qualcuno di voi ha visto, l'ha preparato Mario con grande perizia, è meraviglioso, e comunque dovremmo far circolare per spiegare alle persone come si vota. Se siete d'accordo, comunque i 2 webinar sarebbero sabato mattina alle 10:30, 11, forse alle 11 meglio, molto rapido, e poi quello la sera prima dell'inizio del voto, il giovedì 3. A che ora? 3 di giugno. A che ora giovedì 3? A che ora? La sera. 21 o 18? Secondo me la sera è sempre meglio. Sì. Massimo, ascoltami, parlando con Francesco Riva, che tu conosci benissimo, Francesco mi diceva che in realtà lui ha fatto girare per WhatsApp il volantino. Siete in diretta streaming però, Sì, però non si legge bene. Tu cosa avevi fatto? L'avevi fotografato? Cosa avevi fatto? L'ha mandato Lazzaro Pappagallo, e quindi perché è un volantino nazionale, quindi ci sono, siete tutti quanti candidati, tutti si potrebbe rifare quella fotografia. Mi diceva, guarda che non si vede bene, non si vedono bene. Io le ho chiesto, forse qui può aiutarci Mario, non lo so se c'è un volantino più definito. Perché io mettermi a fare un altro ma parlatene dopo, che siamo ancora un po' in diretta. Forse scusa, ci Carlo, puoi ripetere allora sabato le date e gli orari precisi per chi ascolta, per favore? Certo. Scusate, ho il microfono spento. Sabato, questo alle 11, ci facciamo la presentazione dei candidati lombardi, e poi giovedì. Scusa, io metterò il candidato in tutta Italia, però perché solo i lombardi? Allora, attenzione. Obbligatorio i lombardi, perché se facciamo tutta Italia ci mettiamo 2 ore. Sì. Anche scusate, io sabato mattina, fortuna, siamo tanti, però ci mettiamo 2 ore. A quella stessa ora, sabato mattina, ho una riunione tecnica con i miei per definire gli ultimi passaggi
della cosa elettorale, quindi i romani non possono partecipare. Per quanto riguarda il volantino, vedo adesso di tanto sapere qual è il volantino che avete, di cui state parlando, e comunque io manderò prima dell'apertura delle urne l'ultima spiegazione, l'ultimo vademecum aggiornato con le ultime cose, insomma, togliendo quelle nuove e mettendo quelle buone. Carlo, c'è un punto che non è risolto. Il 24 maggio sarebbe dovuto comparire il famoso numero verde a cui far ricorso, no? Bravo. Ma questo numero verde dov'è? Io non l'ho ancora visto. Sul sito Cosagiti non compare. Questo è fondamentale. Sì, sì, hai ragione. Un altro dei punti da porre domani in consiglio di amministrazione, immagino. Giusto, bravissimo. Io credo comunque, che, se posso dire una cosa, stamattina la riunione dei fiduciari hanno annunciato come è pronto il numero verde. Non so, adesso andiamo a controllare. Sarà pronto, ma dove si legge? Dove si trova? Sul sito non c'è Daniela. Sì, certo, sì, sì. Daniela, di. No, volevo solo dire che siccome è durata molto, è stato molto interessante, credo che ci siano molti spunti di riflessione per le persone che io spero numerose poi riascolteranno le cose che avete detto, però davvero io credo che il sabato sia indispensabile la presentazione dei candidati lombardi, poi eventualmente si farà qualcos'altro con gli altri, però insomma sono credo che siano troppi i candidati di tutta Italia per riuscire a fare una presentazione di tutti. Dopodiché invece nell'altro, mi raccomando, secondo me le 21 è un po' tardi. Visto che sono dei webinar, una proposta registrata, io comunque lo farei prima, lo farei intorno alle 18, alle 19 al massimo, dopodiché rimane per chi lo vuole vedere dopo. Però le istruzioni il giorno prima del voto vanno date un po' prima delle 21 di sera. Questa è una mia proposta personale. Direi di sì. Ma noi stiamo ancora registrando. Sì, ma sono assolutamente delle indicazioni che ritengo che sia giusto dare anche a chi ci ascolta. Quindi il sabato mattina la presentazione dei candidati lombardi e poi il giorno prima, ma nel pomeriggio, tutte le indicazioni che però rimarranno e che noi diffonderemo in modo da consentire a tutti poi di poterle anche rivedere dopo.